Allora, adesso parliamo della strage di Bologna, però devo fare una premessa che è utile per chi potrebbe capitare a vedere questo video senza aver seguito la sequenza, perché questo è solo un video dell'approfondimento su Ustica. E la premessa serve per spiegare che non è che questo video io approfondirò la strage di Bologna come meriterebbe, visto che è stata la strage più sanguinosa d'Italia. Mi limiterò a considerare quegli aspetti solo in collegamento con Ustica, per cui sarà molto più superficiale, diciamo, l'analisi di questa strage. La strage allora è avvenuta il 2 agosto 1980 e qui dobbiamo usare il riferimento temporale con l'anno zero, che sarebbe il 27 giugno 1980, quando è accaduto Ustica, l'abbattimento dell'aereo 19, per cui praticamente vedete, i primi di agosto erano i fine di giugno. Un mese e mezzo, meno di un mese e mezzo, 5-6 settimane. Che vabbè, diciamo una coincidenza, ma la possibilità è che non sia una coincidenza che siano così vicini. Morirono 85 persone. Che fece di questa strage la più sanguinosa della storia moderna, insomma, repubblicana, e batté in questo triste record di pochissimo, 81 erano le persone morte nel 19 Itavia. Comunque siamo lì, insomma. Ora, a noi interessa i collegamenti. In pratica, il sospetto è che chi voleva nascondere la verità su Ustica sia arrivato a mettere addirittura una bomba a Bologna, solo per, diciamo, creare confusione, ma qualcosa di più, distogliere l'attenzione principale, che a quel punto era tutta su Ustica, per creare qualcosa di ancora più grosso, e riusciranno per pochi morti a battere il record, in effetti. In modo che l'attenzione dei media, dei giornalisti e in parte, ma insomma, le indagini vanno avanti comunque, dei magistrati, venissero distratti appunto da questa nuova strage. Oltre a questo, l'esplosivo usato sembrava fatto apposta per far credere che fosse lo stesso filone stragista, perché c'era ancora questa volontà, come dicevo, e questa è un po' una ripetizione, di far credere che appunto anche il 19 dell'Itavia è stato abbattuto da una bomba messa dalle stesse persone che poi l'hanno messa a Bologna, cosa inverosimile, anche perché sappiamo che non è stata una bomba piazzata all'interno dell'aereo a far precipitare il 19. Comunque ci sono questi forti dubbi di collegamento, no? Si cercò di dare la colpa ai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, un gruppo di estrema destra, diciamo pure fascista, che era nato da poco, cioè si era fatto sentire da poco. Nel 1976 ucciderà le prime persone, agiva solo a Roma e, stragi di Bologna e 19 a parte, non usava le bombe. Ora, qua devo fare una piccola premessa che potrà sembrare un po' strana. Lungi da me l'idea di fare l'avvocato difensore dei fascisti, che specialmente come facevano i NAR quando uccidono, sono molto cattivi. Però bisogna denunciare un fenomeno, e cioè che quello del usare i fascisti come capro espiatorio di tutte le stragi misteriose è un giochetto un po' troppo comodo e un po' troppo sporco. In realtà, se andiamo a vedere, non è che ci siano tutte queste stragi fasciste. Magari Piazza della Loggia probabilmente era davvero fascista, anche perché se non confondo le idee, mi confondo i ricordi, in quel caso a Piazza della Loggia c'erano proprio gli antifascisti, per cui ci sarebbe una logica di scontro diretto tra opposte fazioni. Ma a Bologna non credo proprio che siano stati fascisti. 19 non sono stati fascisti. La strage dell'Italicus, che all'inizio subito si pensava la strage fascista, poi venne fuori che fu la mafia. Le più che strage, lì non morirono persone, ma bombe che buttarono giù monumenti a Firenze. All'inizio qualcuno pensò anche ai fascisti, invece era ancora una volta la mafia che voleva fare pressione sullo Stato per iniziare una trattativa che poi sembra in parte lo Stato accolse, che poi è venuto fuori anche recentemente questo scandalo, no? Ma voglio dire, la maggioranza delle stragi non le fanno i fascisti, però è sempre facile dare la colpa. Non è neanche logico, se pensiamo a questo, che un gruppo ideologico che vuole magari vincere invece che perdere e fare solo il ruolo del capro espiatorio, del cattivone, pensi di poter guadagnare popolarità gettando bombe a caso tra la gente. Non è ragionevole. Andiamo a vedere comunque in dettaglio i NAR. I NAR agivano praticamente solo a Roma, non sembravano un gruppo molto vasto, francamente. Il numero di persone qua che leggo sono 6 o 7, diciamo, poi magari qualcuno sarà aggregato nel corso.
uccidevano avversari politici e poi si procuravano le armi. Ecco, qui lasciatemi approfondire subito questo aspetto perché nel collegamento con Ustica, quindi analizzando quella strana possibilità che siano stati in AR, quantomeno mettere la bomba alla stazione di Bologna. Su Ustica non ci crede nessuno che abbiamo messo loro la bomba che non c'era nell'aereo. C'erano molti punti deboli in questa teoria, diciamo che non c'è nessun collegamento reale, se non quelli creati artificiosamente che tra poco vedremo. Però c'è un punto debole che non è stato messo molto in rilievo, secondo me. A Bologna è stata usata una grande quantità di T4, che non è così facile da trovare il T4, è molto particolare. La mia impressione, seguendo i casi e il modo di agire dei NAR, era che loro, quantomeno negli anni iniziali, che comprendono anche il 1980, quando ci fu la strage di Bologna, non avessero contatti nel mercato nero clandestino per procurarsi le armi. È una mia idea. Come mi sono fatto questa idea? Sapete qual era la principale attività criminale dei NAR a Roma? Rapinare le armerie. A volte persino rapinare i poliziotti e i carabinieri. Rapinarli in che senso? Nel senso che uccidevano quei carabinieri o quei poliziotti che avevano una mitraglietta, perché volevano la mitraglietta. E poi rapinavano le armerie perché volevano le armi. Ma voi capite che questo non è il modus operandi di chi può trasformare i soldi in armi perché sa a chi chiedere nel mercato nero. Le Brigate Rosse, vabbè, in tanti casi sono state molto attive, potrei anche sbagliarmi, ma in linea generale loro non facevano le rapine alle armerie, loro semmai si procuravano soldi con rapine in banca, cose del genere, e poi usavano i soldi per comprarsi le armi perché loro avevano i canali per comprare quello che volevano. I NAR no, erano molto meno organizzati. L'unico modo che loro concepivano per avere una pistola è andare a rubare a chi ce l'aveva, quindi in armeria, o al poliziotto che tiene una pistola in mano. Hanno assalito alcune pattuglie di polizia e carabinieri solo per togliere loro le armi. Vi sembra possibile in questo contesto che fossero riusciti a procurarsi un'enorme quantità di T4, che è un esplosivo che bisogna proprio avere i contatti giusti per riuscire a procurarselo? Secondo me, insomma, è un piccolo dettaglio, ma anche questo ci dà l'idea che sia irragionevole che loro potessero aver organizzato quella strage. Alla fine, comunque, la cosa scandalosa è questa, che il processo per la strage di Bologna raggiunse la conclusione che erano stati proprio i NAR. E qui vi dico un'altra cosa come elemento curioso: la coppia diabolica dei NAR, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, vennero tutti e due condannati. Valerio Fioravanti ha 8 ergastoli e 134 anni di carcere, Francesca Mambro 9 ergastoli. E poi quando è che sono usciti? Perché uno dice che con tutti questi ergastoli, 134 anni di carcere, non usciranno più. Beh, sono stati condannati nel 1995, mi sembrava, qua non lo leggo più, ma so che era scritto così, sì, nel 95. E ad esempio Valerio Fioravanti, 8 ergastoli e 134 anni da scontare, ma torna libero nel 2009. Francesca Mambro, 9 ergastoli, libertà condizionale dal 2008 e estinzione della pena nel 2013. È una piccola nota di colore, un intervallo umoristico per farvi capire che un ergastolo non vuol dire stare in carcere tutta la vita, nemmeno 9 ergastoli lo garantisce. Comunque, almeno in questo caso, non è opportuno arrabbiarsi particolarmente perché Fioravanti e la Mambro non avevano compiuto la strage di Bologna, secondo me, secondo molti altri, per cui tutti questi ergastoli erano eccessivi, anche se comunque va detto che non è che fossero proprio persone molto pacifiche, perché persone ne avevano uccise a Roma e l'hanno anche ammesso, quindi non si è trattato di l'ennesimo caso Bossetti di una persona completamente innocente che non ha neanche mai visto la vittima che passa la vita in carcere, perché lui lo terrà in carcere per sempre. Lui sì, non ha fatto niente. Comunque, alla fine escono. Questa condanna è un po' scandalosa proprio perché in questo modo il processo ha mostrato di cadere in questo goffissimo tentativo di far credere che la strage di Bologna fosse stata fatta dai NAR e quindi seguire quella pista stragista che in partenza voleva far credere che anche il D-19 fosse stato abbattuto da una bomba messa a quel punto dai NAR. Parliamo, ecco, di questo, il collegamento, come hanno fatto quelli che tramavano nell'ombra per creare questa strana narrativa, a mettere in collegamento i NAR
con la strage di Bologna e con il 19. Lo fecero nel modo più puerile possibile, lasciando una valigetta abbandonata su un treno, il treno Taranto-Milano nel 1981. Questa valigetta conteneva il set del piccolo terrorista. C'era dentro tutto il necessario per un terrorista. C'era dentro un'arma, una specie di mitraglietta, c'era un po' di esplosivo ovviamente, perché magari andando in giro vedi un chiosco che fa saltare in aria. C'erano soldi, magari documenti falsi, non ricordo tutti i dettagli, ma ricordo queste prime tre cose che vi ho detto. Se l'hai dimenticata, questo terrorista. Ora, già qui voi capite, insomma, questo fatto che i terroristi escano con la valigetta, mai senza, con un po' di esplosivo dentro, è una baggianata clamorosa. I terroristi, quelli veri, sì, fanno gli atti terroristici e usano l'esplosivo, ma non è che se lo portano dietro tutti i giorni. Il giorno in cui decidono di mettere la bomba, si portano solo la bomba, e è molto grande, magari un valigione invece che una valigetta con 24 ore, e fanno, buttano giù la stazione, quello che è. Ma questa valigetta è stata messa insieme proprio per depistare l'indagine. Nella valigetta, difatti, c'era l'esplosivo presente, era T4, lo stesso di Bologna, e lo stesso, secondo una perizia, trovato anche sul 19. E poi c'era questa mitraglietta. Questa mitraglietta aveva particolare quest'arma di avere il calcio non standard normale come era quando è stata comprata, ma sostituito da uno, mi sembra, in legno artigianale. Questa la rendeva unica e alla fine si riuscì a ricollegarla a una sorta di armeria della banda della Magliana. Questo creò comunque un collegamento. T4 ci parla di Bologna, quell'arma ci parlava della banda della Magliana e di Roma. E alla fine come si arriva a Inara? Qui bisogna spiegare un aspetto che è un po' strano, perché a raccontarlo non sembra una cosa molto logica e coerente, ma in pratica si sa che è accaduto. Inara in teoria erano un gruppo molto ideologico, di destra, e non erano quindi delinquenti comuni, anche se magari ammazzavano di più dei delinquenti comuni. La banda della Magliana invece era decisamente un gruppo di delinquenti comuni, non gli fregava niente della lotta politica, però non si sa bene come, perché nacque una specie di amicizia, quasi una sinergia tra Inar e la banda della Magliana. Si sa che ad esempio a volte alcuni uomini dei Inar facevano il recupero crediti per conto della banda della Magliana e la banda della Magliana forniva armi e l'utilizzo della loro fornitissima armeria a Inar. È una cosa un po' strana questa, ma comunque è accaduta e non ho dubbi che sia vera. Per cui quando si trovò quell'arma che si sapeva venire, provenire dall'armeria della banda della Magliana, che però a quel punto, in quel periodo, era anche condivisa da Inar, si creò il collegamento, come dire, la banda della Magliana, proprio perché sono delinquenti che non sono interessati alla politica, non mettono le bombe alle stazioni, perché non ci guadagnano niente, non sono quelli delle cattiverie gratuite, li devi proprio pagare, se no non ti fanno neanche male. I terroristi possono fare atti politici, quindi anche se quella mitraglietta proveniva, diciamo, dalla banda della Magliana, non potevano essere loro a essere interessati a fare un attentato, non avendo motivazioni ideologiche. Ma i loro amici, perché a quel punto erano amici dei NAR, quelli sì. Si era creato il collegamento. Secondo questa valigetta è stato scoperto praticamente. Fu scoperto persino anche chi aveva. La Corte d'Assise di Roma accertò che la fonte non esisteva, le informazioni erano false, costruite nell'ufficio di Musumeci e Belmonte con la connivenza di Santovita. Ora non approfondiremo tutti i dettagli di queste persone, ci fidiamo. Io mi fido molto anche perché già suonava di costruita questa cosa di dimenticarsi la valigetta del prefetto terrorista. Loro poi hanno approfondito e hanno scoperto prove per dimostrare che era tutta una cosa organizzata, ma io ci credo già senza andare a vedere queste prove. Quindi ci fu questo goffo tentativo di creare questo collegamento. Questo collegamento appunto era falso e già questo ci fa capire che non è molto realistico che c'entrassero qualcosa in armi. Vi voglio dire qualcosina di più. Mancano prove che li collegano a questo punto, ma io vi do qualche indizio che li scollega. Uno è quello, ad esempio, che 3 giorni dopo la strage di Bologna, che fu una cosa ovviamente enorme, no? Perché morì un sacco di persone, ma poi insomma si trovavano i pezzi dei cadaveri, alcune persone hanno perso le braccia, le gambe. Tutta l'Italia parlava di questo e loro, che cosa fanno? Quelli dei NAR organizzano una rapina
ancora una volta un'armeria, perché sono abitué. Hanno sempre bisogno di armi e non sanno altro modo per procurarselo che quello. Ora qui c'è un'incoerenza nell'ipotesi che sia stati loro, cioè per me è un'ulteriore prova che non siano stati loro, perché se fossero stati loro a mettere la bomba a Bologna, sarebbero ancora in pieno meltdown, caos emotivo, perché tutta l'Italia stava parlando di quella strage. Televisione, giornali non facevano altro che parlare di quello, e se fossero stati loro, un po' di estasi per l'apoteosi, un po' di paura di essere presi, ma non gli sarebbe mai venuto in mente di cimentarsi subito in un'altra cosa come una rapina. Fra l'altro con un progetto piuttosto ambizioso, che era quello di preparare l'evasione di Pierluigi Concutelli, che era un loro compagno, un loro camerata, che era in carcere. Non si sa bene come avrebbero voluto fare una specie di assalto di Fort Apache. Al carcere avevano bisogno di tantissime armi. Stavano progettando questo. E questo è incompatibile a livello emotivo con chi avrebbe già fatto una cosa enorme, che verrà ricordata in modo triste per tutta la storia d'Italia, e subito dopo ti metti a fare qualcos'altro di non così enorme ma un po' pericoloso come una rapina, e progettando una cosa, quella sì, molto pericolosa per loro, di assaltare un carcere. Non è realistico, non è possibile, non capita questo nella mente. Dopo che tu hai fatto una cosa enorme, splendida o terribile, tu stai un po' tranquillo e ti godi gli effetti emotivi di tutto questo, ma non incominci già il giorno dopo a organizzare un'altra cosa. Oltre a questo, è interessante parlare di questa rapina per un altro fatto. Fecero questa rapina, mi sembra che uccisero anche qualcuno. Comunque vi voglio sottoporre questo dettaglio che è emerso solo quando alla fine verranno presi, no, questi dei NAR, e processati, e loro confesseranno, ma non la strage di Bologna, confesseranno di aver ucciso varie persone a Roma e aver fatto rapine anche lì con qualche morto. E ci sveleranno anche di retroscena, che prima non sapevamo. Dopo questa rapina loro lasciarono dei volantini di rivendicazione in alcune cabine telefoniche di quel quartiere. Questi volantini non vennero mai trovati in apparenza. Non vennero, quindi l'opinione pubblica non venne a conoscenza di questi volantini, il che è stranissimo. Perché com'è possibile che non li abbiano trovati? Volete che dopo una rapina, anche sanguinosa, non si dia una controllata in giro, o che qualche persona li trovi nella cabina e li dia alla polizia? Per me è ovvio che li avessero trovati, ma non avevano avuto la volontà di farli conoscere. Che cosa si diceva in quei volantini? Che erano stati loro a fare la rapina in armeria e che loro erano in NAR, e poi un altro capitolo dicendo: piantatela di raccontare che siamo stati noi a fare la strage di Bologna, non c'entriamo niente, non facciamo quel tipo di stragi. In pratica in quel volantino c'era una loro, non proprio decisiva ovviamente, ma comunque una loro difesa, che negavano recisamente di essere stati loro a mettere la bomba a Bologna. Quei volantini non risultarono nemmeno dei verbali, perché vedete qui a fare il discorso completo diventa sempre tutto lunghissimo. C'è stata una fase in cui si sconsigliò, se non vietò addirittura, la stampa di mostrare i volantini di rivendicazione dei terroristi. Si iniziò soprattutto con le Brigate Rosse, che uccidevano Moro, uccidevano giornalisti, eccetera, e poi facevano avere questi volantini, che erano scritti in un linguaggio farneticante, proprio una cosa incomprensibili, con un linguaggio ridicolo, non molto utili quindi come impatto per coinvolgere le masse operaie, ma comunque sia loro, c'era questo dubbio, che commettessero a volte questi atti terroristici proprio per avere questa visibilità. E quindi insomma lo Stato raggiunse un gentleman agreement con la stampa dicendo: non possiamo fare un favore ai terroristi leggendoli. Per cui se si trattasse soltanto che non furono dati alla stampa, all'opinione pubblica, mi starebbe anche bene, perché appunto c'era questa idea abbastanza ragionevole di non fare pubblicità ai terroristi. Però da quello che risulta non c'era neanche nei verbali, cioè non hanno neanche rilevato le forze dell'ordine di averli trovati questi volantini. È un po' strano. Secondo me li hanno trovati, li hanno letti, hanno detto: questi non li facciamo vedere. Non si voleva neanche dare la possibilità ai NAR di smentire quella voce che si cercava di diffondere la stampa italiana, che fossero stati loro a compiere l'attentato a Bologna. Allora,
Nel corso di questo video e video al plurale, ho dedicato qualche parola per demolire certe bugie e disinformazioni che sono state messe in giro. Adesso lo faccio con un'altra e forse sarà un po' più difficile perché ho notato che se la sono bevuta davvero in molti, per cui bisognerà mettersi di buzzo buono. Si parla della ricostruzione secondo cui i servizi segreti di qualche paese occidentale, e si parla degli Stati Uniti e soprattutto della Francia insistentemente, fossero a conoscenza che Gheddafi avrebbe sorvolato l'Italia nascosto in un caccia. E che quindi fu questa informazione che portò i caccia della NATO, e in modo particolare di quel paese, la Francia, diciamo, magari anche gli Stati Uniti, non cambia molto alla fine, a intercettare il caccia per abbatterlo, per uccidere Gheddafi. Poi nel corso della battaglia aerea per sbaglio hanno colpito il D-19. Ora, io capisco che possa essere piaciuta questa teoria perché è molto intricata. Ci sono i servizi segreti, c'è la volontà di uccidere un capo di Stato, di governo, più che altro un dittatore. E poi soprattutto per questo è piaciuta, perché ha fornito un movente, la gente ama i moventi nei romanzi, dei moventi forti, magari anche un po' misteriosi all'inizio. E l'idea che tutti i depistaggi successivi di cui abbiamo parlato, le persone uccise, fossero per nascondere questo terribile segreto. Un paese che teoricamente dovrebbe essere civile, come gli Stati Uniti e la Francia, hanno pianificato la morte di un leader di un altro paese, una cosa grossa, e per questo adesso bisogna tenerlo nascosto in ogni modo. Devo fare i complimenti, da un punto di vista proprio di romanzieri, come a chi ha inventato questa storia, che l'hanno sicuramente inventata a tavolino, ne hanno inventate un sacco, eh? Poi vi parlerò di un'altra che hanno inventato versione per giustificare i cacciabicci sull'Italia. Ma questa qui è piaciuta moltissimo. Allora, vi spiego perché secondo me è una baggianata indecorosa. È proprio già in partenza che è ridicolo. Ma voi pensate davvero che Gheddafi potrebbe considerare più prudente viaggiare su un aereo militare sorvolando il più grosso apparato militare del pianeta che si chiama la NATO? Questo è un modo di viaggiare sicuro, comodi, con Alpitour? È una follia in partenza, al punto che è una gara a chi è più idiota, se volete scemo, più scemo, perché c'era un film che si intitolava così una volta. Cioè, è più scemo Gheddafi a pensare che sia più prudente usare un aereo militare e sorvolare la NATO per viaggiare sicuri? O sono più scemi o idioti i servizi segreti occidentali che sono così idioti da credere che Gheddafi sia così idiota? La realtà è no. Gli unici che vengono considerati idioti sono i cittadini, soprattutto italiani, che hanno pensato, chi ha organizzato sta balla, vedrai che se la bevono, e in effetti molti se la sono bevuta. Ma la storia in partenza è assolutamente ridicola. Guardate che in quello stesso periodo Gheddafi sorvolava l'Europa tutte le volte che voleva, con il suo Air Force One, che poi insomma era una della sua compagnia di bandiera, senza problemi, perché se tu usi un aereo civile non militare e chiedi prima l'autorizzazione, te la concedono e puoi volare dove vuoi in sicurezza. Questo succedeva, non c'era nessun motivo di nascondersi in un caccia rischiando la vita, come uno che per essere prudente ha paura di passare per andare a un certo posto alla città perché magari trovi un balordo, passa per il bosco, ma idea, il balordo potrebbe vedermi anche nel bosco, mi travesto da cervo. Questo quando è appena iniziata la caccia al cervo, cioè è come disegnarsi un bersaglio addosso, farsi sparare addosso come l'orso del tirassegno. Già in partenza è assurda questa storia, ma purtroppo lo so. Si parla di opinioni ovviamente, quindi ognuno ha le sue idee. Magari per alcuni è abbastanza intricato e misterioso per essere vero. Lasciatemi dire almeno un elemento che smentisce in gran parte questa storia. Secondo questa storia, questa versione, i servizi, diciamo francesi, avevano scoperto che ci sarebbe stato questo viaggio di Gheddafi sull'Italia, su un caccia. Ma noi abbiamo una conferma che loro non sapevano un accidente. Da che cosa? Quando è che sono iniziate le attività di tutti i caccia, compresi quelli francesi della base in Corsica? Solo quando fu dato quel famoso allarme generale, che adesso come sempre mi ricordo i nomi, Nuttarelli e qualcun altro. Questi due comandanti italiani, che erano lì per caso, anzi non erano lì per caso, stavano addestrando un allievo
E dopo ne parleremo perché anche in quello c'è un retroscena interessante, ma per adesso diciamo solo che loro non fanno parte dei servizi segreti francesi o americani e sono rimasti molto sorpresi da quello che hanno visto. Loro hanno dato l'allarme perché hanno visto il DC-9 che passava vicino a loro e dietro uno, ma più probabilmente due caccia attaccati. Hanno dato l'allarme generale e solo da quel momento si sono attivati i caccia di tutte le varie nazionalità, italiane, americane e francesi. Ma questo dimostra che la NATO non sapeva per nulla che c'era questa possibilità, perché se avessero avuto informazioni precise di questo viaggio di Gheddafi sopra l'Italia, l'avrebbero monitorato, sarebbero stati già in volo ad aspettarlo, avrebbero mandato gli HAWC, gli aerei radar, per controllare meglio quelle zone. Fu una sorpresa per tutti. Quindi no, non c'era questa informazione di questo fantomatico viaggio di Gheddafi sopra l'Italia in un caccia, che è quella cosa ridicola. Ultimo dettaglio di questa teoria, perché qua vengono fuori, no, che se le inventano, le lanciano sul mercato e vedono che succede. Se funziona, lasciano quella. Se non piace, ne inventano un'altra, perché ne hanno inventate tante. A volte fanno dei perfezionamenti, come degli emendamenti o degli upgrade, diciamo. Dopo aver raccontato questa storia, cercarono di confermarla con una testimonianza niente poco di meno che di Andreotti, secondo cui Andreotti era venuto a conoscenza di questo piano diabolico orchestrato da americani e francesi, ma visto che lui era amico di Gheddafi e del suo petrolio, avvisò Gheddafi. E tutto avvenne come in un film, perché Gheddafi si era già alzato in volo, lui su un aereo e altri due caccia. Lo avvisarono che era in volo, e a quel punto Gheddafi che cosa fece? Tornò indietro, logicamente, il suo amico Giulio gli aveva detto che appena avrebbe cominciato a sorvolare l'Italia sarebbe stato abbattuto dagli aerei NATO, quindi dice: torno in Libia. È logico. Sapete cosa non è logico di questa storia? Che poi i due caccia di scorta vanno avanti dritti lo stesso. Erano lì per fare la scorta a Gheddafi, Gheddafi torna in Libia e i due caccia di scorta vanno avanti e sfidano lo schieramento NATO per niente. Che non c'è più nessuno da proteggere? Cosa andavano a fare? La voce era che dovesse andare in Russia. E avessi usato questo sistema. Sono andati in Russia da solo, sti caccia? Per cosa che Gheddafi non c'era più? Soltanto per avvisare: guardate che Gheddafi non può venire. Cazzo, c'è il telefono per quello, c'è bisogno di andare lì con i caccia. Un'altra versione era invece che dalla Polonia doveva tornare in Libia, ma non cambia niente. La realtà è che la NATO non sapeva nulla di questi spostamenti, e sicuramente non di Gheddafi sugli aerei, che è una baggianata. La dimostrazione ve l'ho già data prima, furono avvisati da quell'allarme piuttosto casuale, perché ecco, parliamo anche di questa. Perché dico casuale? Innanzitutto perché loro, questi due comandanti italiani, Nardelli e Nutarelli, no, non mi ricordo i nomi a memoria, erano lì, ma potevano essere anche in un altro luogo, non è che c'era una missione precisa, stavano addestrando un allievo che era su un altro aereo davanti a loro. Il punto è che se non ci fosse stato quel contatto visivo, probabilmente quei due caccia sarebbero riusciti a passare per tutta l'Italia senza essere beccati, perché non dimentichiamoci, questo avvistamento è stato fatto all'altezza di Firenze. Ora noi sappiamo dov'è Firenze, non è la Val d'Aosta, non è la Puglia o la Calabria, è quasi in mezzo all'Italia, diciamo, quindi ne era già fatta di strada senza essere beccato dai radar. E anche qui, tra parentesi, se li stavano aspettando sarebbero stati un po' più attenti a pattugliare il cielo. Ma ovviamente non sapevano nulla di questi caccia libici, servizi occidentali. L'avvistamento fu fondamentale perché il trucchetto di stare vicinissimo all'area di linea e spegnere o modificare il trasponder per sembrare quello stesso aereo funzionava, ma non funzionava più quando si ritrovano a poche centinaia di metri un altro aereo che guarda e li vede visivamente, che è appunto quello che darà l'allarme. Allora, la versione con Gheddafi nell'aereo è piaciuta a molti, io vi ho già detto che cosa ne penso, è una baggianata. Comunque sia, c'è un'altra versione in cui non c'è più Gheddafi nell'aereo e quindi è un po' meno dettagliata, ma almeno, non avendo quel particolare irragionevole, sembra più verosimile. Parliamo di questa versione. Secondo questa ricostruzione, quello che è accaduto è in gran parte quello che già abbiamo analizzato, e cioè ci sono questi due caccia libici, che forse è uno solo, ma più probabilmente sono due, che stanno appiccicati al DC-9 per non farsi vedere. Vengono però visti, riescono a ingannare i radar a terra, ma non gli occhi di
Dai, che me lo so scritto qua, Nardini e Nutelli, Nutelli è come Nutella, Nardini è come Nardini, vabbè, di questi due piloti italiani che poi moriranno a Ramstein, che danno l'allarme generale. A questo punto succede tutta una serie di cose abbastanza logiche, in effetti. Si allertano i caccia da Sigonella, la Porteri Saratoga, Aviano e la base, che non ricordo come si chiama, in Corsica, e convergono. Qui che cosa si immagina che accada? Che in pratica, vedete, questi caccia libici, parliamo a singolare, dai, perché c'è la possibilità che si siano divisi abbastanza presto, in effetti. Questo caccia libico stava lì appunto per ingannare i radar. Una volta che però è stato scoperto con un contatto visivo, non serviva più per ingannare i radar, stare vicino al D9, ma era comunque utile per un'altra ragione. Usare quel grasso aereo, molto grosso più che altro, come una sorta di ostaggio, no? Sapete, l'ostaggio tenuto magari di solito da dietro, appunto, per il collo, la polizia, ma non ti può sparare se non colpite l'ostaggio. Una cosa simile, con la differenza però che lui era messo nella posizione sbagliata, perché c'era prima il D9, poi il caccia libico e dietro stavano i caccia a inseguirlo, per cui non c'era in mezzo l'ostaggio. Lui comunque, il pilota di questo caccia libico, confidò su un fattore, diciamo, di prudenza. Era troppo rischioso per i caccia NATO lanciare un missile aria-aria, che fra l'altro sono anche a ricerca automatica del bersaglio, si orientano seguendo il calore dell'aereo, con quell'enorme D9 subito dietro il caccia, perché il rischio era che il MiG libico si spostasse e il missile andasse addosso al D9. Il pilota del caccia libico probabilmente contava su quello e per questo rimase parecchio, anche dopo essere stato intercettato visivamente, dietro il D9. L'ipotesi è che comunque uno dei piloti del caccia NATO si prese questo rischio, provò a colpire il caccia libico e andò nel modo peggiore. Il MiG libico cabrò, insomma, cambiò bruscamente direzione e riuscì a evitare il missile, il quale, inseguendo il calore, suppongo che i motori dei Boeing siano molto più grandi e quindi facciano anche più calore di quelli di un MiG, verrà colpito il D9, che precipita. A questo punto il MiG libico non ha più nessun ostaggio dietro cui nascondersi e quindi va a manetta, velocità supersonica, e cerca di tornare a casa in Libia, sperando di trovare la salvezza. Riuscirà a sfuggire ai caccia NATO per parecchio tempo, perché voi pensate che alla fine verrà battuto quando è sopra la Calabria, quindi, capito, una delle ultime parti quasi della penisola italiana. Ma non riesce, insomma, a sfuggire. Avevano finito i missili aria-aria, e questo lo sappiamo da quel Marines di stanza sulla Saratoga che ha detto che gli aerei sono tornati senza più missili. Hanno usato il cannoncino e alla fine, sforacchiando più volte la carlinga, sono riusciti ad abbatterlo. Anche questi fori sono stati trovati sulla carlinga del MiG libico. Dopodiché, quando è precipitato questo MiG, tutti i caccia sono tornati nelle loro basi e si è incominciato a cancellare i tracciati radar e a mentire. La storia finisce qui. Devo ammettere che è abbastanza realistica, insomma, perché prende in esame gran parte di quegli elementi che sono stati scoperti e sembra filare abbastanza bene. Ci sono comunque alcune cose da mettere a posto e una finale che per me è insormontabile. La prima è questa carenza di informazioni. Che ci faceva questo caccia libico in Italia? Se poi erano due, a maggior ragione. Lo so, alcuni dicono c'era dentro Gheddafi o credevano ci fosse dentro. Vi ho già detto la mia ipotesi. Non è vero, loro non sapevano nulla di Gheddafi, a dimostrazione il fatto che vi ho già raccontato che se non c'era quell'avvistamento visivo, loro non stavano aspettando nessun caccia con dentro Gheddafi, se no avrebbero pattugliato meglio i cieli quel giorno. Quindi no, quella storia proprio la dimentichiamo. C'è comunque un'altra versione, perché ce n'è per tutti i gusti, continuavano a sfornarne a ripetizione, come se fossero sitcom. L'altra versione per spiegare il perché ci potessero essere dei caccia libici sul territorio italiano fu questa. La Libia, che aveva un sodalizio militare e un po' politico con l'Unione Sovietica, e aveva anche acquistato l'armi sovietica come i MiG appunto, l'Unione Sovietica non si era limitata a dargli i MiG e il libretto di istruzioni tacciapa, perché uno legge e non ci capisce un cazzo, questi libretti di istruzioni sono strani, sono complicati. Forniva assistenza, fra cui anche di manutenzione, però
piccola seccatura, la manutenzione non la offriva a domicilio in Libia. Se la Libia aveva qualche problema con i suoi MiG, doveva andare in Jugoslavia. È una storia questa che mi sembra manchevole in partenza, ma l'hanno raccontata. Innanzitutto, la Jugoslavia non faceva parte del patto di Varsavia, dell'Unione Sovietica, era non allineato e aveva rapporti un po' freddini con l'Unione Sovietica. Ma a parte quello, sembra logico che per fare la manutenzione in aereo tu lo devi far volare per centinaia di chilometri. E se questo qui ha problemi proprio di manutenzione, immagino che useranno una specie di carattrezza dei cigni, si attaccano a una corda e lo trascinano fino lì. Ma al di là di queste ironie, per sottolineare come sta storia mi convince poco, quello che è più pratico da dire per spiegare come non quadri, vi faccio vedere questa cartina, che è una cartina, diciamo, dell'Italia un po' allargata per vedere un po' di Libia e un po' di Balcani. Da notare che questa cartina è, diciamo, del periodo del 1980. La grande differenza è che nel 1980 c'era ancora la Jugoslavia, oggi non esiste più. C'è la Serbia, la Bosnia, la Croazia, l'Erzegovina, non so cos'altro, la Slovenia, eccetera. A quel tempo c'era la Jugoslavia unita, no? Ora, voi guardate questa cartina e guardate queste traiettorie. Quella che vedete in verde sarebbe la linea retta tra la Libia, Tripoli più esattamente, e la Jugoslavia nel mezzo, perché non so dov'è sta base dove riparano i MiG, che devi portarteli in spalla fino lì. Con questa traiettoria avrebbero sorvolato soltanto per un brevissimo frammento di tempo, di spazio, la penisola italiana e quindi lo spazio aereo italiano e quindi della NATO. Se non volevano andare in linea retta, ma volevano essere ancora più prudenti, potevano fare quest'altra traiettoria, che vi mostro in rosso, in cui si cercava di stare sempre sopra il mare e poi sull'Adriatico per arrivare fino alla Jugoslavia. Sarebbero state rotte più prudenti e anche più brevi. Invece noi sappiamo che questo caccia, o caccia al plurale, li troviamo all'altezza di Firenze, che è quest'altra traiettoria. Che senso ha che siano andati lì per andare in Jugoslavia? Ma questo calcolo sulla traiettoria ve lo posso spiegare anche, cioè anche come verifica finale. Com'è possibile che quando questo caccia si è sentito braccato da molti caccia, fra l'altro che arrivavano da sud, quello di Aviano, da ovest, quello della Corsica, no, scusate, da nord, quello di Aviano, da ovest, quello della Corsica e da sud, quelli della base di Sigonella e della Porta di Saratoga, tutte le direzioni cardinali tranne l'est. L'est era l'unica libera e l'est era dove c'era la Jugoslavia. Non vi sembra che sarebbe stato più logico per salvarsi la vita andare dove doveva andare o, se fosse già andato, tornare in Jugoslavia? È molto più breve il percorso, come si può vedere, tra Firenze e la Jugoslavia e Firenze e la Libia. Ma non c'è nessuna traccia di questo, perché alla fine, traccia tirata, nonostante abbiamo cercato di cancellarli, sono poi venuti fuori un po' tutti. Questi caccia libici non sono mai andati verso est. Quindi, che si trattasse della Jugoslavia per fare la manutenzione, che si trattasse della Polonia o della Russia, non hanno mai mostrato di andare verso est. Tutto fa pensare, i riscontri ci dicono che è andato prima verso nord, partendo dalla Libia, percorrendo sopra l'Italia proprio, senza neanche pensarci di andare verso est o sull'Adriatico per non stare proprio sullo spazio aereo italiano, e poi, una volta braccati, tornare direttamente verso sud, con un percorso lunghissimo che poi, infatti, non riusciranno a ultimare. Fra l'altro, è una piccola parentesi, ma dato che ci sono, diciamo, io vi dico spesso che ci sono due caccia, no? Perché si è parlato a più riprese di due caccia. Sia l'allarme generale sembra che riguardasse due caccia libici, due caccia all'inizio, poi si scoprì che erano libici dietro il 19, ma anche quel marine della Saratoga parlò dicendo che c'era da intercettare due caccia libici e non uno. Ma l'altro caccia libico che fine ha fatto? Uno sappiamo che è finito male sui monti della Sila e l'altro è riuscito a tornare in Libia? Non si sa con esattezza, io ne dubito molto francamente. Considerando il numero di missili che hanno lanciato e il numero di caccia NATO che li stavano braccando, è molto improbabile. Secondo me è stato abbattuto anche quell'altro. Perché non l'abbiamo più trovato? Perché invece di essere caduto sulla penisola, sul terreno, diciamo, sulla terraferma, è finito in mare. E allora, valla a sapere dov'è. Se non ce la dice la NATO e non ce la dirà, non lo troveremo mai da soli. Ma comunque tutti e due sono stati abbattuti.
La prova del 9. Avevo già fatto un capitolo intitolato La prova del 9, senza però spiegarvi in dettaglio quale sarebbe stata, anzi no, vi ho un po' accennato. Cioè, in pratica, prova del 9 è verificare se la versione che poi viene fuori giustificherebbe tutto quello che è accaduto dopo. Abbiamo questa versione che vi ho appena raccontato, no? Che è quella senza Gheddafi a bordo, ma dove ci sono questi caccia da intercettare. Per sbaglio è un caccianato a buttare giù il DC-9 e poi comunque riescono a buttare giù, a battere anche i caccia libici. È abbastanza verosimile, non si può negarlo, ma non supera la prova del 9, perché se fosse andata veramente così, non c'era motivo di nascondere tutto in questo modo, con questa virulenza che ha portato a uccidere persone, alcune persone, o decine, se come sembra anche la strage di Bologna era un tentativo di depistaggio. Voi vi rendete conto che se fosse andata veramente così, senza ulteriori dettagli, si sarebbe trattato dell'errore di un singolo e in buona fede, perché in pratica quello che sarebbe accaduto è che un singolo pilota di caccia, perché non credo che abbia tirato 10 missili addosso al DC-9, ha commesso indubbiamente un errore di valutazione. Non doveva prendersi quel rischio. È sbagliato e dovrebbe essere processato. E chi se ne frega? Voi credete davvero che i vertici dell'aeronautica, del governo italiano, americano, francese stanno a fare tutti questi casini per proteggere un singolo pilota? Ma chi se ne frega? È una rotolina dell'ingranaggio un singolo pilota. Lo puoi far processare. Guardate che se fosse andata così si parlerebbe di fuoco amico in un certo senso, cioè un aereo militare, in questo caso un aereo, che uccide persone che sono o civili o addirittura del proprio esercito, è successo anche questo in Iraq, ad esempio, nelle guerre del Golfo, per sbaglio. È accaduto. Se voi andate a cercare fuoco amico vittime, trovate i siti con l'elenco. Non lo si nasconde con complotti internazionali per decenni, lo si ammette. I poteri al vertice fanno queste cose così grosse per proteggere se stessi o per quella che si chiama ragion di Stato. Io sento puzza di ragion di Stato dietro tutti questi sforzi. Ma non per proteggere un singolo, non importa un singolo. Tenete conto che se avessero detto la verità, avrebbero potuto fare un figurone i vertici, dicendo: abbiamo saputo di questi caccia libici, abbiamo fatto il nostro dovere, alzandoci in volo, perché noi paghiamo un sacco di soldi all'Italia per stare nella NATO, perché ci proteggano. Non succede quasi mai che ci sia motivo di proteggerci, una volta tanto c'era un motivo. Lo intercettiamo, però nel corso della battaglia aerea un nostro pilota ha commesso un grande errore. Ha lanciato un missile che invece di colpire il caccia libico ha colpito il DC-9. Siamo tutti molto tristi e questo è il pilota. Lo prende per il copino così, processatelo pure. Tutto a posto. Nessuna conseguenza, nessun problema di ragion di Stato, nessuna situazione di Italia che esce dalla NATO, di catastrofi, di guerre mondiali che esplodono. Non era un problema. Era solo un pilota. Chi credete che i piloti, questi caccia, che ci fosse dentro Reagan, che fra l'altro non era ancora andato al potere, Craxi, Andreotti. Sui caccia ci sono i tenenti, i colonnelli, i comandanti, già più raro i generali, francamente, che sono un po' più attempati di solito, ma anche fosse un generale, di generali ce ne sono tanti. Fra l'altro il processo sarebbe sempre avvenuto in ambito militare e avrebbero potuto poi assolverlo con calma più tardi. Sono cose che si fanno. Quello che è accaduto dopo, con decine di persone uccise, forse solo alcune unità, o addirittura molte decine nel caso strage di Bologna, non può essere giustificato dalla protezione di un singolo insignificante pilota di un caccia, che avendo agito in buona fede durante il suo servizio era abbastanza perdonabile. Voi pensate a questo, ovviamente questo fatto di commettere errori durante le battagliere non è proprio una cosa molto consueta, no? Perché qui non abbiamo una casistica per dire: ma sì, di solito io li perdono, di solito, quando mai ti è capitato. Ma si può riportare questa situazione a un esempio così più familiare. Lasciamo stare i caccia, le battagliere, pensiamo alle battaglie che a volte accadono alle nostre strade. Al posto dei caccianato ci mettiamo la polizia e i carabinieri. Al posto del caccia libico dei delinquenti che fanno una rapina in banca qui e là. Al posto dell'aereo abbattuto una pallottola vagante sparata da qualche poliziotto carabiniere che invece colpisce un civile che passava di lì per caso. È successo in Italia, è successo un sacco di volte in America. Lo ammetto, non ci sono i complotti internazionali per decenni per tenerlo nascosto. È un problema di quello lì che ha sbagliato e che comunque è abbastanza, come
perdonabile, perché se sai che non l'ha fatto per cattiveria, ma mentre faceva il suo dovere, sapendo che a volte si può sbagliare, insomma, le armi sono un po' pericolose anche per quello. Quando spari un lanciamissile non sei proprio sicuro che nessuno si faccia male, insomma, a meno che tu non abbia una mira pessima. Quindi no, no, questa versione che vi ho appena raccontato e che è piuttosto verosimile di per sé, non giustifica assolutamente quello che è accaduto dopo. Come vi avevo anticipato, io qui sento proprio puzza di ragion di Stato, e parliamo un po' della ragion di Stato. La ragion di Stato è una locuzione, un modo di dire, per parlare di quel fine che giustifica i mezzi, cioè quando si tratta di fare delle porcate in grande stile, dove i vari poteri devono riunirsi tra loro e parlare di porcate, che di solito non amano farlo perché vogliono essere un po' corretti, è quando c'è in ballo il futuro del paese, o della NATO, o del mondo, una cosa talmente grossa che si può anche fare qualche porcata giustificata, ma non per difendere un tenentino che pilota un caccia, chi se ne frega. Qualcos'altro, qualcosa che avrebbe influenzato tutta l'Italia e che bisognava evitare. Ma di che cosa si tratta? Di questo ne parliamo a sto punto nel prossimo video. E qui, prima di concludere questo che è l'ennesimo frammento, vi faccio una piccola cosa personale, cioè adesso è Pasqua, vi faccio gli auguri di Pasqua a tutti ovviamente, e vi dico che essendo Pasqua anch'io, insomma, sarò un po' impegnato con la famiglia, eccetera, per cui non credo che i video successivi verranno subito il giorno seguente come ho fatto finora. Datemi qualche giorno di pausa anche a me, poi terminerò questa cosa. Oltre a questo vi dico che sono stato per tutto il 2019 senza neanche mai leggere la posta, e non lo farò ancora di leggere la vecchia posta perché mi fa paura, sono centinaia di lettere. Però, grazie alla misteriosa Katie, cioè misteriosa, misterioso il fatto che mi fosse sbucato fuori il suo messaggio nonostante io avessi cercato di non vedere nemmeno le email per non farmi sangue amaro, no? Ma io sono amaro, per cui sangue ce l'ho così. Comunque, insomma, ho deciso adesso di riprovare a leggere la posta. Non quella vecchia perché ci sono troppi arretrati, ma da qui in futuro, da Pasqua in avanti, finché resisto e non si sa quanto resisterò. Quindi questa era solo una piccola parentesi personale, abbiate pazienza. Per quel che riguarda la faccenda di Ustica, dovete aspettare 1 o 2 giorni per il prossimo video, e nel prossimo video vi racconterò quella che è la mia versione, che non è molto diversa, da quella che abbiamo appena sentito, perché i fatti sono quelli in effetti, ma il movente per cui è stato tenuto nascosto tutto quello è molto diverso, e non mi risulta che nessuno prima l'avesse nemmeno ipotizzato.